Ciao ciao a tutti! Dunque, oggi volevo parlarvi di come creare un post di qualità su Steemit. Ultimamente Steemit sta assistendo a una massiccia adesione da parte dei nuovi arrivati, dei nuovi utenti che arrivano anche a un numero di 10 per giorno, quindi 10 nuovi utenti in un solo giorno. Approdati sulla nostra piattaforma, e approdati poi su Discord, loro vengono veicolati nella sezione asilo, che ha il compito di educarli, di formarli, di rispondere alle loro domande. Però loro molte volte all'esordio pubblicano dei post che non hanno degli standard di qualità abbastanza alti e a livello di quello che è Steemit. Steemit è una piattaforma blogging e quindi differisce dai comuni social, quali possono essere Facebook e Instagram, giusto per citarne i primi due più famosi, diciamo, che mi vengono in mente. Su Steemit è importante creare contenuti di qualità, per cui se si è iscritti sul servizio Streamian, è ancora più importante creare contenuti con una buona qualità, soprattutto se si vuole raggiungere il livello qualitativo dell'utente più esperto. Il voto automatico dà una garanzia di un guadagno minimo, per cui è giusto fornire dei contenuti qualitativamente molto elevati. Diciamo che se devo darvi delle indicazioni di massima, vi suggerirei di scrivere un minimo di 300 parole, con foto a corredo, per esempio, oppure link tratti da YouTube, e potete vedere come aiuto, come ausilio, i vari blog che sono presenti sulla rete. Non verrà considerato un buon post un post con tre parole e una foto, come potete trovare per esempio invece su Facebook. Per aiutarvi ulteriormente in tutto ciò, vi consiglio la formattazione Markdown, che contiene numerose funzioni. Io tratterò soltanto le più classiche, ma potete vedere un post relativo alle altre funzioni che vi inserirò nel sottopancia. Questo post parla del Markdown e è proprio una guida sui comandi di base. Io voglio limitarmi oggi, come primo passo, a trattare quelli che sono i comandi più utili, diciamo, i tre comandi più utili, vorrei dire, che vi aiuteranno a rendere i vostri post più carini e apprezzati. Dunque, la prima cosa importante da fare è scrivere i titoli. Il post va suddiviso in brevi capitoli, se possibile, e per creare questi titoli è necessario usare il simbolo cancelletto, seguito da uno spazio e poi scrivere il testo che volete visualizzare. Quindi, se volete scrivere la mia giornata al mare, scrivete il simbolo del cancelletto, lasciate uno spazio e poi scrivete la mia giornata al mare, per esempio scritto tutto in maiuscolo, tutto in maiuscolo, e vedrete questa visualizzazione del vostro titolo. Potrete usare fino a un numero di 5 cancelletti servono per questo scopo. Man mano che voi aumentate il numero di cancelletti, diminuirà la dimensione del titolo. E un'altra funzione può essere, per esempio, quello del corsivo. Il corsivo è abbastanza facile da usare, basterà digitare l'asterisco prima della parola che vorrete in corsivo, dopodiché scriverete tutto quello che vorrete senza spazi e
e aggiungerete un corsivo e aggiungerete l'asterisco, scusate, alla fine. Quindi asterisco, testo, asterisco, senza spazi. Il grassetto funziona con la stessa logica, soltanto che dovrete scrivere due asterischi, le parole che vorrete in grassetto, dopodiché, senza spazi, aggiungerete altri due asterischi. Grassetto corsivo ha di nuovo la stessa logica, soltanto che dovrete inserire tre asterischi, dopodiché il vostro, le vostre parole, quello che vorrete inserire, e non dovrete aggiungere nessuno spazio, ma alla fine inserire altri tre asterischi. Per questo è tutto, vi lascio delle ulteriori informazioni nel sottopancia e vi auguro un buon fine settimana. Ciao ciao da Alessandro, un bacio.